Hanno partecipato con cori e striscioni al flash mob promosso dalla Chiesa dello Spirito Santo per il rilancio dell'ospedale Marisca di Torre del Greco. L'ospedale non si tocca. Un'iniziativa fortemente voluta dal parroco Don Raffaele Borriello, da sempre vicino alla causa dell'ospedale. Un rilancio auspicato a gran voce da anni da associazioni e comitati in prima linea a salvaguardia del nosocomio torrese. Il flash mob, ripreso anche da una troupe della RAI, ha preso il via questa mattina poco dopo le 10 dalla villa comunale ed ha attraversato il centro della città fino a raggiungere l'ospedale torrese. Soddisfatto Don Raffaele, che ha ringraziato tutti i cittadini che hanno risposto con grande generosità alla raccolta fondi promossa a marzo dal presbiterio di Torre del Greco per l'acquisto di strumentazioni innovative e necessarie per il presidio ospedaliero torrese, con l'auspicio di un suo effettivo rilancio. Momento clou del flash mob a via Ignazio Sorrentino. Grande infatti la partecipazione dei cittadini affacciati dai balconi con cori e striscioni. Oh!
Io sono fiducioso e credo dobbiamo essere speranzosi che questa popolazione non venga delusa, perché un momento così bello di partecipazione così viva deve avere il suo seguito. Di fronte a tutto questo bisogna tenere veramente la disponibilità, la capacità di ascoltare e di adoperare perché possa esserci un seguito non solo in questa emergenza ma anche per il futuro. Questa è la nostra speranza e credo che è il desiderio di tutti. La gente lo ha manifestato, lo abbiamo compreso. Comunque anche l'impegno della Chiesa continuerà per il Maresca. L'impegno della Chiesa continua in tanti modi, è una Chiesa che testimonia la sua presenza sul territorio sia attraverso segni sensibili di partecipazione, di donazione, per quanto queste potranno essere ancora possibili. Infatti proprio oggi ho trasmesso al dottor Pietro Facciuto una depliant per quelle pompe di infusione che sono necessarie proprio per l'attività che svolge l'anestesista in ospedale e abbiamo contatti già con una ditta di Milano per l'acquisto. Ne aspetterò la sua conferma che le caratteristiche corrispondono a quello che, di cui c'è bisogno e faremo senz'altro l'ordinativo già da lunedì prossimo. Questo sarà un altro degli acquisti importanti. È stata fatta un'altra richiesta dal direttore sanitario proprio stamattina, un defibrillatore professionale per il Maresca. Dobbiamo sapere ancora il costo perché non so se con quello che è rimasto nelle donazioni che abbiamo fatto ci sarà la disponibilità per poter subito affrontare anche questa cosa. Quindi questo significa che le donazioni devono continuare? Speriamo, se continuano possiamo fare ancora altro. Tutto quello che arriva sarà comunque destinato a questa esigenza del nostro ospedale. Speriamo che servirà anche quando questa emergenza finirà. Un gesto di speranza, una nuova presa di coscienza. Un messaggio forte e chiaro alla Regione Campania affinché possa concretamente risollevare le sorti di un ospedale, valido punto di riferimento negli anni di un bacino di utenza di oltre 300.000 persone che oggi chiedono a gran voce la sua rinascita. Il Maresca non si tocca. Se chiudete l'ospedale, i malati dove vanno? Se chiudete l'ospedale vanno tutti al campo santo. Se chiudete l'ospedale i malati dove vanno? Se chiudete l'ospedale vanno tutti al campo. Non è mancato all'esterno del vecchio padiglione il ringraziamento degli operatori sanitari che con grande abnegazione e spirito di sacrificio sono in prima linea tutti i giorni per garantire l'assistenza sanitaria.